Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 18 dicembre. E oggi ritorneremo a dare priorità alla politica perché, diciamo che, nonostante qualcuno avrebbe potuto pensare che la vicenda della liberazione dei pescatori eh, in Lib italiani in Libia potesse offuscare l'incontro e il significato dell'incontro della lettera che Italia Viva con la sua delegazione guidata da Matteo Renzi doveva avere con il Presidente del Consiglio, eh, non è andata esattamente così. Ovviamente siamo tutti felici della liberazione dei pescatori, però la mossa del governo sotto molti punti di vista, direi praticamente su tutti i giornali, eh, è vista in chiaroscuro, nel senso che tutti sono ovviamente lieti della liberazione, ma le conseguenze di questa liberazione, nella diciamo, immagine dell'Italia, eh, nei confronti e nei rapporti anche con i suoi alleati, Rispetto alla situazione libica non ne esce sicuramente bene, ma lo vedremo. Io direi di cominciare subito con i numeri e eh, andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera. È sempre Marina Iossa che scrive: In 24 ore 683 vittime, risale al 9,9% il tasso di positività più decessi e nuovi casi, 18.236 del giorno precedente, in Veneto il dato peggiore è 92 morti e 4.402 contagi. E insomma dice la curva epidemica è congelata, dice il commissario Arcuri, e rieccolo, prosegue il trend decrescente da qualche settimana e siamo passati in un mese e mezzo da una crescita del 66% a una decrescita del 22%. Eh, vabbè, insomma, come al solito i dati vanno letti, vanno vale a capire, eh, così è. Ma eh, ieri appunto c'è stato il eh, giorno dell'incontro tra la Delegazione Italia Viva e Conte, eh, segnalo che oggi sui giornali ci sono due interviste robuste e quindi diciamo, non me ne vorrà Teresa Bellanova che è la seconda a essere intervistata sulla stampa, diamo però spazio a quella a Matteo Renzi che Maria Teresa Meli... Eh, fa sul Corriere della Sera, eh, segnalo che a pagina 14 c'è un eh, articolo di Giuseppe Alberto Falci che dice Renzi vede Conte solo 40 minuti e fissa il termine ai primi di gennaio. Palazzo Chigi, incontro franco e cordiale. Anche il PD incalza il Premier a partire dal MES. E, diciamo ieri il PD, dopo la lettera di Renzi, in cui si sta sostanzialmente. Tutte le, le, le posizioni, le questioni che Italia Viva pone, non soltanto limitatamente a questi giorni, ma in una prospettiva diciamo, eh, più lunga eh, che riguarda la possibilità di un patto di legislatura, se così vogliamo dire, eh, ieri sono state tirate fuori delle slide da parte del Partito Democratico, diciamo che in qualche modo. Eh, mh, corrono appresso a quella che è l'iniziativa di Renzi. Ora, fatemi fare una battuta: non so, quelli più anziani si ricorderanno eh, le, le, la pubblicità delle caramelle Ambrosoli, quando c'erano le, le due sorelle, una più simpatica, eh, carina, brillante, e dicendo, l'altra un po' più antipatica e, 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 e che copiava la prima. E c'era. Eh, appunto questa, questa scena di, di, di questa brava simpatica allegra eccetera eccetera che faceva le cose e gli riuscivano bene e quell'altra un po' più antipatica che cercava di copiarla e gli riuscivano male eh, vabbè ma insomma questo è poco rilevante mentre invece vediamo la intervista una lunga intervista di Maria Teresa Meli a Matteo Renzi il titolo è ora tocca al Premier dare risposte altrimenti il governo va a casa e così, diciamo, la prende piano, come si suol dire, nel, almeno nel titolo, eh, Renzi. Senatore Renzi, la crisi è più vicina, risponde Renzi. Dopo questo incontro, la palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio Conte. Noi chiediamo una svolta sui contenuti e l'abbiamo spiegato in modo chiaro, puntualizzando una lunga serie di proposte. Noi non siamo quelli che rincorrono i sondaggi o i titoli, noi facciamo politica e ci sta a cuore che l'Italia colga la più grande opportunità degli ultimi anni: presidenza G20, copresidenza co del COP26, i soldi europei. Se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo. Perché, noi, perché per noi l'Italia deve promuovere il cambiamento, non custodire lo status quo. E oggi tutti sanno che serve un salto di qualità, a differenza degli altri, noi lo diciamo pubblicamente senza giri di parole. Siamo fieri di essere coraggiosi e liberi, dice la Meli. Se c'è la crisi, anche il Colle dice che c'è solo il voto. Il colle è il Quirinale, non i Quirinalisti, e al Quirinale siede un presidente che conosce la Costituzione meglio di chiunque altro. Lui sa cosa si fa in caso di crisi e qual è il suo compito in tale situazione. Suggerisco di non tirarlo per la giacchetta, il nostro compito tuttavia è quello di provare a evitare la crisi. Dice ancora la Meli, lei fa, lei fa slittare l'incontro eh, Conte dalla mattina, lo rinvia alla sera, è guerra di nervi. E dice Renzi, nessuna guerra di nervi, non drammatizziamo i piccoli ritardi dovuti a impegni istituzionali. Eh, e poi quello che dovevano, eh, dovevamo dire a Conte, lo abbiamo detto in Parlamento, a viso aperto, in Senato, ieri lo abbiamo ripetuto a Palazzo Chigi. Adesso tocca al Premier dare risposte, risposta all'Italia prima che Italia viva. Ancora, eh, dice la Meli, lei ha mandato una lettera al Premier anche per evitare che vengano fatte filtrare notizie di una sua richiesta di rimpasto? Risponde Renzi, questa storia del rimpasto è insopportabile. Ho chiesto a Palazzo Chigi di usare in modo sobrio la comunicazione istituzionale. Se noi diciamo che vogliamo discutere di contenuti, è inaccettabile che una velina istituzionale ribadisca a tutti che il problema di Italia viva è che vogliamo più poltrone. Noi non solo non le chiediamo, siamo pronti a lasciarle. Tolto il volgare argomento delle poltrone, possiamo parlare di politica? Noi abbiamo fatto un elenco di problemi aperti e di soluzioni possibili. Parliamo di quello. Ancora dice la MEL. Lunga lettera e lungo elenco. Quali sono le richieste vincolanti? Scrive Renzi: è una lunga lettera perché facciamo sul serio, non stiamo cercando pretesti. I populisti si, pre si preoccupano degli indici di consenso, ma per noi il vero dramma è l'indice di disoccupazione. A me non interessa il numero dei sottosegretari, interessa il numero dei vaccinati e qualcuno dovrà pure spiegare perché siamo l'unico Paese che continua a tenere le scuole chiuse da mesi, ma ciò nonostante detiene il triste record di morti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d'accordo, se sì, governiamo, se no, il governo va a casa. Dice ancora la Meli: sul MES non potrà spuntarla, conta il contrario. Risponde Renzi: Se siamo il paese che ha il numero più alto di morti, dobbiamo dirci che servono più soldi per la sanità. È giusto chiedere la collaborazione dei cittadini, che stanno rispondendo in modo esemplare. Ma è altrettanto doveroso chiedere che le istituzioni facciano la loro parte. Dire no al MES costa all'Italia 300 milioni di euro all'anno. Ma le sembra logico questo arroccamento ideologico? Se avessimo chiesto il MES a primavera, oggi avremmo molte risorse in più. Ancora la Meli: che proponete al posto del Task Force? E risponde Renzi, prima di affrontare una discussione organizzativa su task force, unità di missione e cabina di regia, domandiamoci che Italia vogliamo tra vent'anni, dove mettiamo i soldi europei, quali centri di ricerca finanziamo, quale visione proponiamo. Se c'è una visione, allora possiamo discutere di come rafforzare l'esecuzione di progetti con i giusti miglioramenti da fare alla macchina burocratica. Ma se non c'è una visione, il Recovery serve solo a svuotare i cassetti dei ministeri con vecchi progetti senza un'anima, allora possiamo anche evitare di parlarne. Ancora la Meli domanda, si aspetta che PD e Movimento 5 Stelle la facciano da sponda o temi di restare isolato a fare la figura dell'irresponsabile? Risponde Renzi, le parlo con il cuore in mano, ormai non mi interessa più che figura faccio, la verifica è una cosa seria, non è una passerella a uso delle tv. Dicono che sono irresponsabile? Io so che sarebbe irresponsabile sprecare i soldi europei e tirare a campare anziché provare a cambiare. Se ancora conosco i gruppi parlamentari, PD, le dico che essi condividono la lettera che abbiamo inviato a Conte al 99%. Adesso tocca al gruppo dirigente del Nazareno decidere se fare sul serio o no. Quanto ai parlamentari 5 Stelle hanno una tale paura di andare a casa che non possono pensare di eh, dettare le carte. Se vogliono stare al governo, devono capire di non avere la maggioranza assoluta. Se invece pensano di fare da soli, bene, fa faranno senza di noi. Ancora la Meli. L'intervento di Draghi, allegato alla lettera, non è una provocazione. No, risponde Renzi, è un aiuto perché le cose che scrive Draghi sono giuste e importanti e perché da uno come Draghi abbiamo tutti da imparare. Accanto a Draghi, peraltro, ci sono documenti di Fortis, Cingolani e di altri professionisti. Noi non stiamo provocando il Premier, stiamo solo cercando di aiutarlo. Ancora domanda alla Meli: qual è l'accusa che fa Conte? E risponde Renzi: Non lo accuso di niente, gli chiedo chiarezza. Abbiamo scritto cinque pagine di lettera. Ci dica se ciò che scriviamo è condivisibile o no. Noi siamo l'unico partito a fare un confronto chiaro, semplice e trasparente, ma contemporaneamente gli abbiamo detto che se le cose non cambiano, non restiamo lì al governo. Noi siamo liberi e coraggiosi, per noi la politica è passione, non sistemazione personale. Ancora la Meli sosterrà le misure del governo sulla pandemia? Risponderenzi, sono mesi che sosteniamo misure che non sempre condividiamo. Ci sono troppi zigzag e apri e poi chiudi, e poi annunci che riapri e poi richiudi ancora di più. Sulle festività di Natale il governo ha cambiato linea tre volte negli ultimi sette giorni. Noi chiediamo, per rispetto dei cittadini, quale sia la decisione, comunicatela bene e poi eh, obblighiamoci a seguirla. I cittadini hanno almeno il diritto della chiare alla chiarezza, almeno quella. Chiude con questa domanda la Meli. Non è il rituale che il Premier e Ministro degli Esteri siano andati a prendere i pescatori in Libia incontrando Haftar Trovo assurdo fare polemica oggi, oggi è il giorno di festa per queste famiglie, almeno per oggi bisognerebbe evitare le polemiche. In vicende analoghe, quando ero presidente ho seguito strade diverse, ma ognuno ha un suo stile e risponde del suo stile. Oggi nessuna polemica, gridiamo tutti. Viva l'Italia! Questo eh, è l'intervista a Renzi sul Corriere della Sera, ma come vi dicevo. Eh, si parla eh, di, di, di tutta la verifica delle cose eh, eh, su, anche su altri giornali, per esempio Repubblica, eh, si parla nelle pagine 16 e 17 il titolo è tra il premier Renzi la pace resta lontana l'ultimatum d'Italia Italia Viva Emanuele Lauria scrive a pagina 16 mezz'ora di incontro a Palazzo Chigi l'ex presidente del Consiglio risposte politiche dopo la Befana al nostro documento o, irri, o ritiriamo l'appoggio scintille con eh, Bellanova e qui si fa riferimento eh, alla eh, questione mh, delle, delle dichiarazioni che ha fatto ieri la eh, Bellanova ma poi eh, mh, Giovanna Casadio parla della, de, appunto, delle famose slide che, di cui vi parlavo del Partito Democratico. Anche il PD rilancia sul MES più soldi sulla sanità, ma teme il logoramento. Dopo Italia Viva, pure Zingaretti rende note le richieste per la verifica, la riforma del fisco e green economy. Cose assolutamente positive, soprattutto se si parla dei contenuti. È un po' singolare che diciamo, queste cose che non penso siano state scritte in nottata, o almeno ci si augura che non sia così, escono fuori, guarda caso, dopo le cose che ha scritto Italia Viva. Ma comunque, eh, pagine eh, stampa, pagina 8 e 9, a pagina 8 governo l'ultimatum di Renzi a Conte, scrive, scrive Lario Lombardo, la delegazione di Italia Viva a Palazzo Chigi, per poco più di 30 minuti il Premier resiste su Messi e delega agli 007 e anche qui c'è Fabio Martini che dice il PD prova a rilanciare un patto di legislatura per blindare l'esecutivo e si fa riferimento ancora di nuovo. Quella roba lì e poi c'è l'intervista di Alessandro Di Matteo a Teresa Bellanova. Ehm, dice: il tempo sta finendo, pronti a lasciare ministeri e deleghe. Il premier lasci la delega dei servizi. Dice tra fine dicembre e inizio gennaio vedremo se ci sono le condizioni per andare avanti. Non lasciamo spazio alle tentazioni di esautorare i ministri, amministrazione, camere e parti sociali. E ancora dice la Bernanova: la vera anomalia è avere lo stesso Premier in due governi di colore politico opposto. Questo, tra l'altro, ripete le cose che ha detto ieri, che pare siano quelle che abbiano fatto irritare il Premier. Ma andiamo avanti perché è giusto vedere anche i giornali più lontani diciamo dalla maggioranza. E allora vediamo per tutti: il giornale, a pagina 13, e con Laura Cesaretti la mette così: Conte l'anomalia vera, sei tu, i renziani abbaiano, aperta parentesi per ora. Il breve faccia a faccia con il leader di Italia Viva serve a misurare le distanze che sono incolmabili, ma la crisi è rinviata. E, e dice che scambio di scortesie, Giuseppe, Giuseppe si presenta in ritardo all'appuntamento con eh, la delegazione e vabbè, ma questo diciamo, eh, avrà avuto degli impegni istituzionali, adesso non siamo necessariamente. Eh, vediamo ancora, eh, per chiudere questo capitolo, il messaggero. Eh, si occupa del, diciamo, della verifica dell'incontro con Italia Viva nelle pagine 12 e 13. A pagina 12 Renzi a Palazzo Chigi, i paletti per continuare, Movimento 5 Stelle dice non va secondato, Colloqui Lampo eh, col Premier, le condizioni del leader di Italia Viva dal messo al recovery, Italia Viva dice oggi saremo in Consiglio dei Ministri, passare dalle parole ai fatti, poi ci sono i punti del PD. E tra l'altro si dà notizia qui sul messaggero che è morto Enrico Ferri, eh, a Pontremoli, a Massacarrara, l'ex ministro Enrico Ferri, malato da tempo, aveva 78 anni, magistrato e politico, esponente del PSD, fu segretario nazionale, Forza Italia e Eudeur, diventò popolare da ministro del lavoro, eh, dei lavori pubblici per aver imposto il limite di velocità in autostrada a 110 km all'ora, va bene. E cioè va bene, ci dispiace moltissimo, eh, tra l'altro, lo ha anche conosciuto. Ma insomma, ehm, questo è quello che dice il messaggero a pagina 12. Poi c'è il retroscena di Marco Conti a pagina 13: Nuovo programma e rimpasto. Contesi da tempo fino a gennaio. Il leader di Italia Viva dice se vuoi continuare con noi, altrimenti togliamo il disturbo. E il Premier risponde: Proposte costruttive, vi farò sapere. E lavora a un patto di legislatura. E, mh, facendo una sintesi delle, delle richieste di Renzi, nella lettera di cui abbiamo parlato io. Ieri eh, c'è eh, al primo punto un piano tecnologico, nella sua lettera a Conte Renzi eh, chiede un piano organico sull'innovazione tecnologica e sulle riforme e poi per quanto riguarda le infrastrutture per Renzi non c'è abbastanza impegno eh, sul fronte della realizzazione di nuove infrastrutture e della loro qualità. Sui fondi del MES Renzi chiede di accendere il prestito MES. Eh, eh, della UE perché i 9 miliardi per la sanità previsti dal governo sono pochi e poi trasparenza sui servizi. Dalla via chiede a Conte di affidare la delega dei servizi segreti a una personalità, di non tenerla più nelle sue mani. Va bene, questo è quello che eh, ci dice il messaggero. E direi che con questo possiamo chiudere il capitolo eh, mh, politico relativo alla maggioranza. Se volete sapere che cosa succede nell'opposizione, oggi sicuramente l'intervista di riferimento è quella Giorgia Meloni sulla stampa a pagina 11, la intervista a Medo la mattina che tra l'altro gli dice il centrodestra non sembra unito su cosa fare in caso di crisi di governo, governo ponte, governo di centrodestra con 15 persone di buona volontà, elezioni anticipate, Giorgetti pronto a governare con una maggioranza ampia, magari con a capo Draghi, dove si ferma il pallino e risponde la Meloni questa discussione è lunare un italiano comune che ascolta Pensa che siamo marziani, veramente credete che ci sarà la crisi di governo? Ho visto Renzi aprire tante crisi di governo, sempre negli stessi giorni delle nomine e ora ce ne sono 500 da fare. È una curiosa tempistica, sì, è curioso anche che tu abbia visto tante volte Renzi a prima crisi di governo, se poi ci dici quando l'hai visto Renzi a prima crisi di governo, eh, questo è interessante, Renzi alza il prezzo per qualche strapuntino, per le nomine che gli interessano e puntualmente ottiene. Fosse così comunque sarebbe bravo, ma diciamo non, 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 non mi ricordo francamente occasioni nelle quali Renzi, visto che è stato per lungo tempo lui presidente del Consiglio e non credo che si sia aperto delle crisi da solo, e in questo anno non vedo quando Renzi ha aperto delle crisi. Ma insomma, il centro-destra non deve prestarsi a questo gioco sulla pelle degli italiani. Poi c'è la tesi secondo la quale non si potrebbe votare, come se le elezioni fossero una specie di bomba atomica. Eppure negli Stati Uniti hanno votato e hanno addirittura già avviato, già... La campagna vaccinale eh, eh, che noi e qui c'è un, un problema nella, nella battitura va bene. Il problema non è votare o non votare, ma avere un governo efficace, efficiente, che abbia un mandato popolare, una visione comune, i numeri, eccetera, eccetera. L'Italia non ha bisogno di una maggioranza messa insieme con la colla e di mantenere buoni parlamentari scalpitanti. Il centrodestra deve avvalorare la tesi di una sinistra che ha paura di andare a votare. E incalza l'intervistatore Draghi: può rimanere dove sta allora? Non entro nel tema, dice la Meloni, dico solo che è ridicolo parlarne adesso. Sono discussioni anni luce lontane dai problemi della gente è normale che si chiede se i figli torneranno a scuola a gennaio, se potranno aprire i negozi e i ristoranti, se le loro aziende falliranno. Ecco, diciamo che però, se per esempio fosse adesso, il, te il tema, siccome si parla di Draghi, se fosse Draghi ad assumere la responsabilità. Eh, di fare il Presidente del Consiglio con una maggioranza molto ampia cosiddetta di ricostruzione nazionale, tutti questi temi che interessano i figli, le cose dicendo forse avrebbero qualche garanzia in più eh, di quanto ha la fragilità del governo attuale. Ma, insomma, eh, Giorgetti vorrebbe sottoscrivere un documento con la CDU tedesca e preparare la svolta al centro della Lega e dice sulle scelte della Lega non metto bocca alla Meloni. Dopodiché osservo che le dinamiche europee sono più complicate di come le immaginiamo in Italia. Accade in diverse nazioni che nei governi siedano insieme partiti che appartengono a famiglie politiche europee diverse e non è detto che non sia un elemento di forza. Un giorno si potrebbe arrivare in Europa a formare una maggioranza di centrodestra, mentre oggi è governata da un'alleanza innaturale tra PPE e socialisti. Bisogna costruire in futuro un'alleanza per staccare i popolari europei dai socialisti. Vabbè, queste, diciamo, sono le. E intenzioni della Meloni, vedremo quanti anni o secoli ci vorranno per realizzarle. Ma intanto sono queste. Chiudiamo questo tema e apriamo quello che sicuramente sarà più a cuore a tutti voi. Però devo deludervi: perché, diciamo, salvo quello che vi ho detto ieri, e che, peraltro, diciamo, copio dal mio amico Carlo Romeo che farà la segna stampa a Radio Radicale. Che l'unica certezza che abbiamo rispetto ai prossimi giorni è che il Natale. Viene del il 25, cioè che dopo la mezzanotte, un secondo dopo la mezzanotte entriamo nel Natale, e tutto il giorno del 25 è Natale. Aggiungiamoci pure che il 26 è Santo Stefano e anche che il primo dell'anno è il primo dell'anno dal 31,001. Eh, detto questo, non ci sono altre certezze, e basta andare sul Corriere della Sera eh, per capirlo. Pagina 2: ecco i giorni da zona rossa, le regole per pranzi e cenone. Oggi le misure, c'è anche l'ipotesi di un lockdown continuo, due ospiti con sentiti, l'idea di non considerare gli under 14. Ecco, insomma, Monica Guerzoni e Firenze Sarzanini, poi a pagina 3 eh, ci sta nessuna restrizione a negozi aperti per questo weekend, l'allarme dei sindaci, temiamo assembramenti ingovernabili. E qui, se volete, ci sono tutte le cose, ma stiamo ancora nel campo delle ipotesi, perché come vedremo eh, tra poco, eh, per esempio, eh, a pagina 5, c'è Alessandro Trocino che ci dice il vertice rinviato tra le tensioni e Zaia da domani vara la sua stretta, oggi il Consiglio dei Ministri lega contro il governo, Fontana qui meglio che in Veneto no a misura ad hoc, vedete che c'è lo scontro su tutto, lo scontro all'interno del governo, lo scontro tra governo, tra maggioranza e opposizione, ma lo scontro anche tra governatori e lo scontro tra governatori dello stesso colore, tra virgolette, perché Zaia e Fontana la pensano in modo... Eh, piuttosto diverso questo è il panorama nel quale siamo una settimana dal Natale e certo direte voi eh, come facciamo eh, non so darvi una risposta purtroppo poi se andiamo su eh, la Repubblica vediamo che il problema in questo momento qual è un milione in viaggio l'ultimo weekend giallo spaventa il governo ma come fa a spaventarti se hai detto che per spostarti l'unica possibilità è di farlo entro il 20 esattamente come è successo quest'estate legittimamente coloro che rispettano le regole vogliono andare Tornare magari a casa dai propri genitori, dai propri parenti e via si precipitano entro il 20 perché dopo il 20 glielo hai dato. È abbastanza normale che questo accada. Previsto Maxi Esodo prima che l'Italia diventi rossa, eh, guarda un po'. Schierati 70.000 agenti per i controlli, sensi unici e numero chiuso, il freno dei sindaci e i luoghi della, motiva, della movita e dello shopping. Insomma, controlli speciali in autostrada, su treni, aerei, è tutto esaurito. 7 su 10 sceglieranno le vetture, posti di blocco ai caselli e nelle aree di servizio, le regole per gli acquisti e per evitare assembramenti, checkpoint nelle piazze e pattuglie con i megafoni. Alessandra Ziniti cura questa pagina di Repubblica che sembra veramente uno stato d'assedio dopodiché va benissimo, ma i checkpoint sulla strada via dicendo: ma se fino al 20 ci si può muovere, che, quale checkpoint dobbiamo fare? Cioè si sta facendo una cosa che eh, è prevista per, eh, eh, diciamo, per legge, ma comunque. Poi a pagina 4 Tommaso Ciriaco ci dice parenti stretti massimo due persone. Ecco le regole per le visite di Natale. Ecco le presunte regole perché oggi deve decidere il Consiglio dei Ministri. Almeno otto giorni di zona rossa tra il 24 dicembre e il 3 gennaio. 3 gennaio oggi vertice decisivo, timori per l'RT che sale. Vabbè, insomma, questo è il quadro delineato da Repubblica. Voi direte, ma come la mette invece che la mettono agli altri giornali? Gli altri giornali la mettono uguale, solo che la mettono a seguire dalla prima pagina. Nella fattispecie, così fa la stampa. Pagina 2 Luca Monticelli e Federico Capurzo: lockdown per tutti fino all'epifania, ma Conte frena speranza il PD. Il premier insister sulla norma antisolitudine sia due parenti soli o due amici insieme a tavola. In Veneto Zai chiude i comuni il biminale 70.000 uomini per i controlli anti-assembramenti. Ehm, poi c'è il Natale che verrà, e eh, così ehm, eh, Paolo Russo ci fa un, un quadretto di tutta la pagina 3 della stampa, il pranzo di Natale, gli spostamenti, le seconde case, le messe, i viaggi, il coprifuoco, le negozi e shopping, bar e ristoranti, insomma se volete c'è da trovare anche qui. Ma insomma questo è, è un po' il quadro. Volete capire come la mettono gli altri giornali, quelli che non sono i giornali principali? Beh per esempio se prendiamo il giornale a pagina 8 ehm, la mette e eh, la mette così esodo antistretta partono in 3 milioni weekend a rischio il veminale controlla con 70.000 uomini in auto si salirà solo in due ecco qua adesso diciamo c'è anche il tema che in autobus per cui in auto si salita in due quindi se uno ha una famiglia con padre, madre, due figli figli dove mettiamo? nel portabagagli va bene ma non sarà così vedrete non sarà non può essere così il tempo Ehm, pagina 7 ehm, aggiungi due posti a tavola vedete che poi ci si sbizzarrisce Conte tenta una mediazione con i ministri per i rigoristi per le feste si potranno invitare due parenti più stretti oggi la decisione Franceschini vorrebbe una zona rossa totale dal 24 al 6 gennaio forse Franceschini la zona rossa la vuole dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio del 2030, così staremo tutti più eh, tranquilli. Messaggero, eh, segnalo pagina 3, ehm, una vigilia di sì, no, forse l'Italia in attesa di Conte, è quello che scrive Mario Iello. In prima pagina e poi lo prosegue eh, a pagina 3, mettendo chiaramente in evidenza qual è la difficoltà, eh, diciamo, degli italiani poveri noi. E segnalo anche a pagina 6. Eh, invece la, 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 si mette in evidenza sul messaggero che a San Marino se ne fregano e fanno come vogliono, da San Marino a Monaco la pericolosa tentazione per i veglioni in trasferta. Nelle due città stato valgono regole meno stringenti rispetto al resto dei paesi europei. Monte Carlo è vicina al tutto esaurito, boom di prenotazioni per gli hotel e si dice che anche a San Marino, ho visto ieri una dichiarazione, eh, il capo di San Marino, che non so come il presidente, non so come si chiami, eh, farà eh, diciamo i. Mh, eh, I veglioni, ma eh, farà comunque il veglione, organizzerà fino a mezzanotte, mi pare, fino a luna eh, il veglione di Capodanno. però sul messaggero va segnalato anche a pagina 10: la stretta di Natale sui ristoranti e negozi può costare 10 miliardi. La Fipe con queste chiusure non riusciremo a pagare le tasse ad aprile. Fino ad oggi, le storie del governo hanno coperto il 25% delle perdite, perché c'è giustamente anche questo tema. Ma prima di passare ai temi recovery, manovra e via dicendo, però voglio segnalarvi a proposito del governo che vedete è incagliato anche sulle decisioni da prendere con il di inizio si svolge domani, due riflessioni, una di Bey e una di Sorgi, comincerei con Sorgi dalla stampa in prima pagina e poi prosegue però a pagina 27 che si occupa di Renzi e del rapporto con Zingaretti eccetera eccetera, dice. Politicamente infatti la crisi si è esaurita il giorno dopo il dibattito al Senato, quando Di Maio e Zingaretti, silenziosi di fronte alle dure accuse sferrate da Renzi contro Conte, quasi quasi erano sembrati condividerle. Ma proprio per questo, forse dopo una notte di riflessione, l'indomani si erano elegantemente sfilati, spiegando che mai e poi mai il loro silenzio poteva essere associato a manovre per far cadere il governo. Certo, il primo e il secondo maggiore alleato della coazione giallorossa non si dichiaravano pienamente soddisfatti del comportamento del Premier, della sua tendenza ad agire in solitario, del rifiuto di qualsiasi forma di collegialità, ma appunto questi sarebbero stati argomenti della verifica che il Conte non a caso si affrettava a convocare. Tenendo fermo il punto di partenza che un Paese alle prese con un'emergenza sanitaria che miete dai 400 agli 800 morti al giorno non può permettersi nessuna crisi, quanto al rimpasto facessero loro se il PD, che lo vuole, e i 5 Stelle, che non lo vogliono, pensavano che fosse questa l'occasione, si facessero avanti, mettendoci la faccia, come si suol dire, con espressione abusata. Tornando a Renzi, dice, dice Sorgi, che invece ha messo in chiaro subito che non gli interessano le poltrone, né vuole entrare al governo in prima persona. L'attenta lettura della sua lettera è illuminante perché si capisce, come del resto si capiva dal suo intervento in senato, che a muoverlo è un autentico disprezzo di Conte, un fattore prepolitico, psicologico, che già si coglieva nell'eleganza oratoria, che tutti gli riconoscono, e la lettera è esplicita in termini più chiari. È come se Renzi chiedesse «Ma è questo il modo di governare e di fare politica? Dov'è la visione? Quali sono le aspirazioni? In che modo l'Italia intende porsi rispetto alla gara per la modernizzazione a cui l'Europa per bocca della Presidente della Commissione Europea ci ha scritto? E come ci si confronteremo con i nuovi equilibri mondiali, ora che dopo l'elezione di Biden e la sconfitta di Trump sono destinati a cambiare velocemente?» In altre parole, conclude Sorgi, Renzi ha accusato Conte di non avere la qualità giusta per assolvere al suo compito, Ascoltandolo mentre parlava in Senato e rileggendolo nelle parole della sua lettera, era come se rimpiangesse il suo tempo perduto, i mille giorni del suo governo, la sua idea di cambiamento drastico, battuta nel vuoto referendario del 2016. Una sconfitta mai digerita, un transfert che gli fa sognare un ritorno impossibile, almeno adesso, e una sfida che da un giorno all'altro Conte, che ha tutte le qualità per reagire, potrebbe decidere di cogliere invece di accontentarsi del solito tran-tran. Vabbè, questo è Sorgi. La vede diversamente eh, il vice direttore di Repubblica Francesco Bei, che anch'esso comincia sulla prima pagina, l'ultima chiamata per eh, Palazzo Chigi, e poi prosegue a pagina eh, 43 il suo editoriale, e lo andiamo subito a prendere lì, perché tra l'altro dice scrive Bei. Eh, il presidente del consiglio dice la costituzione dirige la politica generale del governo e ne mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo Conte sta assolvendo a questo dovere, come fece ad esempio sulla questione della TAV o della TAP. La risposta a questa domanda per il PD Italia Viva, pur con sfumature diverse, è evidentemente negativa. È come se, dopo lo straordinario successo ottenuto in Europa sul recovery fund, il motore di Palazzo Chigi si fosse imballato e girasse a vuoto. Riuscirà il Premier a imprimere un nuovo impulso al suo governo e uscire dalla palude? L'impressione è che questa vicenda sia ancora aperta a ogni possibile esito. Conte potrebbe accettare una maggiore condivisione delle Scelte e aprire alle richieste che gli vengono rivolte sia sulla gestione del Next Generation EU che sugli altri dossier contestati, dalle politiche attive del lavoro alla legge elettorale fino all'autorità delegata sui servizi segreti. Oppure può tentare un arrocco con il rischio concreto, tuttavia, che Renzi, stavolta, si sfili definitivamente. Il tempo delle scelte è comunque arrivato, passata la legge di bilancio e scavallate le feste. In un modo o nell'altro il sipario sulla commedia della verifica dovrà essere calato. E la politica dovrà riprendersi la sua dignità, perché è proprio da un deficit di politica, di un premier senza partito che nascono i problemi attuali. Post Scrittum: a proposito di dignità, purtroppo ieri se ne è vista molto poco nella liberazione dei pescatori a Mazzara del Vallo, prigionieri dei cento giorni del Signore della Guerra della Cirenaica. È comprensibile e condivisibile la gioia degli interessati e delle loro famiglie, ma il paese è stato trascinato in uno spettacolo che sarebbe stato preferibile evitare. Nel 1816 il, vis il visconte Edward Pelé comandante in capo della Mediterranean Flight eh, britannica, si presentò davanti al porto di Algeri con una flotta anglo-olandese e bombardò per nove ore di seguito la capitale dai eh, pirati eh, barbareschi. Alla sera 1200 schiavi cristiani presenti in città venivano liberati con tante scuse. Oggi al posto del visconte abbiamo Conte e per fortuna non è più il tempo delle, eh, delle cannoniere, ma da qui a baciare la pantofola. All'uomo che ha sequestrato i nostri cittadini violando ogni legge internazionale, ce ne passa. Questo è un po' scritto, ma poi ci aprirà anche la strada, eh, anche a eh, altre mh, vicende che riguardano la cosa dei pescatori. Ma per chiudere questo capitolo, voglio leggervi anche Claudio Cerasa, oggi sulla prima pagina del foglio, che mh, si intitola È ora di farsi capire. Dice. Eh, Cerasa scrive più che fare presto fa, eh, più che fate presto, fatevi capire la, la particolarità della pazza fase politica che sta vivendo in quest'ora l'Italia è che a differenza delle crisi passate, la crisi attuale quella che sta dividendo la maggioranza rosso-gialla ha una caratteristica per certi versi unica e straordinaria si capisce bene cosa ci sia in ballo ovvero il futuro di Conte, ma non si capisce altrettanto bene su quali punti gli avversari di Conte vogliono tirare in ballo il Premier in ballo naturalmente c'è il pianoforte del recovery che tutti vorrebbero più ambizioso c'è cioè l'utilizzo della linea di credito per le spese sanitarie del messe che al governo a parte il movimento 5 stelle tutti vorrebbero attivare c'è il futuro delle riforme istituzionali che a parte il Movimento 5 Stelle quasi tutti vorrebbero accelerare, c'è il rapporto con i servizi segreti che sia PD, sia Renzi, sia Movimento 5 Stelle vorrebbero allontanare da Conte, ma al fondo della polemica portata avanti in queste settimane da Matteo Renzi, la delegazione del suo partito è stata ieri sera a colloquio con Palazzo Chigi, con Giuseppe Conte, c'è qualcosa di più che ha a che fare con la misteriosa figura del Premier accusato dai suoi avversari di non voler esercitare a fondo i suoi poteri e di voler però esercitare diabolicamente anche i pieni poteri. L'indecisionismo di Conte è un tema interessante, anche reale, ma la ragione per cui questa stagione della politica sembra essersi creata un'alleanza magica fra tutti gli avversari di Conte è che tutti i nemici del Presidente del Consiglio, il Consiglio oggi stanno lavorando affinché l'ex Avvocato del Popolo torni ad essere quello che fu ai tempi del non fortunatissimo governo giallo-verde, ovvero sia un po' meno Premier e un po' più Vice dei suoi, dei suoi Vice, è possibile che tutto questo non accada, ma per capire cosa potrebbe eh, capitare nel, nel caso in cui gli antagonisti di Conti dovessero decidere di forzare la mano, è utile mettere insieme i quattro scenari possibili per il futuro, descritti ieri pomeriggio agli amici da Matteo Renzi. Il primo scenario, quotato al 45%, è che subito dopo la pausa estiva, a metà gennaio, Renzi ritiri i suoi ministri e costringa Conti ad avviare un rimpasto robusto, accettando non solo un equilibrio, indovinate chi vorrà contare di più, ma anche un commissariamento soft di Palazzo Chigi con al fianco del premio due vice, Luigi Di Maio e Andrea Orlando, se Nicola Zingaretti eh, volesse restare ancora alla guida della regione. Il secondo scenario, quotato al 40%, prevede la nascita di un governo sul modello Draghi, ma non con Draghi, ma con un profilo che si trova a metà tra l'ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia e l'attuale membro del board della BCE Fabio Panetta, che permetterebbe di allargare la maggioranza anche a Forza Italia e persino alla Lega, e' questa la soluzione che vorrebbe Gianni Letta ed è questa la soluzione che considera possibile anche Giancarlo Giorgetti, che conferma al foglio la sua idea. La vera alternativa a questo governo non sono le elezioni, ma un governo, per così dire, di scopo, con tutti dentro, destinato a scrivere il piano del recovery e portarci ad elezioni dopo la scelta del Presidente della Repubblica. Il terzo scenario, quotato da Renzi al 10%, è un governo a guida PD, con Nicola Zingaretti, Premier, e Luigi Di Maio, Vice, che permetterebbe a questa maggioranza di allargare il suo perimetro anche a pezzi di forze tali. L'ultimo scenario 5% è un governo di centrodestra sostenuto però da più, da più pezzi del Movimento 5 Stelle alla Buffagni, i nostalgici dei bei tempi gialloverdi che dal partito di Renzi. Ehm, vabbè c'è un refuso, non fa niente. Le, ehm, che insomma è più amato da, che dal centrodestra che dal partito di Renzi. Le geometrie della crisi, per quanto tutte difficili da immaginare, sono dunque molto chiare ma l'impressione che si ricava dalla dialettica interna alla maggioranza è che i protagonisti della quasi, crisi pre, della quasi crisi, premier compreso, abbiano in testa più tattiche per cambiare schema che strategie per cambiare il paese. Più che fare presto, per la maggioranza è arrivata la fase del farsi capire, di comprendere cosa vuole, di capire come non sprecare il tempo, prendendo in considerazione una splendida frase immortalata anni fa sulla copertina di un libro francese scritto da Hervé. Eh, Al Galan Rondo e eh, eh, Daniel Combendi e eh, Sion RT Le Cannerie eh, traduzione. E se la finissimo di sparare, cazzate, forse per tutti varrebbe la pena di partire da qui. Ora, a proposito però, diciamo di che cosa vuole, siccome c'è una critica sul fatto che tutta la regia, eccetera, eccetera, beh, insomma, più che scrivere eh, una lettera di sei pagine con nero su bianco tutto quello che si vuole, è complicato. Chiedere qualcosa ad Italia Viva, va bene. Ma questo è quello che scrive eh, Cerasa, e possiamo chiudere i commenti perché adesso diciamo uno dei temi è sicuramente quello del, ehm, eh, dei soldi, del recovery fund. Su questo, eh, adesso, dal punto di vista diciamo, ehm, diciamo delle, 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 della saggistica. Eh, la cosa più interessante è l'intervento che pubblica il foglio di Ignazio Visco, che è il governatore della Banca d'Italia, come sapete. Ehm, ehm. Che, che è titolato Economia, innovazione e conoscenza, che è stato pronunciato mercoledì scorso eh, all'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso scia, eh, insomma, Scienza Istituto. Ma ehm, però su questo vanno ripresi, come abbiamo fatto ieri, alcune questioni anche di merito, e allora vorrei prendere prima eh, eh, sulla Repubblica, pagina 43, in realtà eh, cominciano in prima pagina però è un articolo di Tito Boeri, ehm, eh, Daniela Palotti, Roberto Perotti e Alessandro Vespignani, che dice: Siamo due epidemiologi e due economisti. E tra l'altro dicono che l'errore è contrapporre sanità pubblica ed economia, salvare vite umane e PIL non sono inconciliabili. Con l'arrivo dei vaccini ora sappiamo che tra qualche mese saremo fuori dalla fase peggiore, lo strumento giusto per affrontare queste situazioni temporanee sono i ristori a coloro che perdono il lavoro e devono chiudere la propria attività e di conseguenza delle restrizioni. Un'obiezione diffusa è che il costo sarebbe elevato, dopo aver già speso 100 miliardi realisticamente non possiamo permetterci di indennizzare tutti pienamente o quasi e quindi non abbiamo alternativa ad allentare le restrizioni, anche se con i tassi di interesse di oggi il debito fa meno paura, è un'obiezione comprensibile. Ma c'è una soluzione, utilizzando parte degli 85 miliardi di sovvenzioni del Recovery Fund non aumenteremo il nostro debito pubblico, sarebbe una soluzione simile ad un sistema di sussidi di disoccupazione europeo che trasferisce risorse ai paesi più colpiti da shock temporanei, un principio invocato da tanti e di cui una prima timida applicazione è un altro fondo europeo, il SURE, cui abbiamo attinto per pagare la cassa integrazione. Il problema è che SURE eroga solo prestiti, non sovvenzioni. L'utilizzo dei contributi a fondo perduto del Recovery Fund limitatamente a questa fase di emergenza, essenzialmente per pagare il distanziamento sociale, potrebbe essere perciò essere visto come un'estensione di un programma già esistente ed accettato da tutti. Ci sono perciò le basi per chiedere all'Unione europea di utilizzare una parte delle sovvenzioni del Recovery Fund per, inden per indennizzare lavoratori ed imprenditori nei mesi che ci aspettano prima del ritorno alla, norma alla normalità come un primo passo verso l'istituzione un vero sistema di sussidi di disoccupazione a livello europeo. Certo ci sono problemi di tempistica e forse di normativa, ma l'Unione Europea è un'organizzazione che vive di compromessi e non siamo i soli ad essere in questa situazione. Se c'è la volontà politica tutto può essere rivisto. È interessante questo intervento che però in qualche modo si mette in contrapposizione con cose che abbiamo letto nei giorni scorsi di altri che, eh, sempre esperti economisti e compagnia bella, che sostengono che questi fondi del Recovery Fund vanno utilizzati per investimenti per il futuro del Paese, non per tamponare situazioni reali. È un dibattito aperto che non riguarda soltanto la politica e che pure è interessante. Se ehm, eh, vogliamo vedere un'altra cosa, abbiamo sul messaggero eh, Luca Bianchi che affronta anche qui... E il tema dei fondi dell'Unione Europea, i criteri da seguire per assegnare i fondi dell'Unione Europea, inizia in prima pagina e prosegue a pagina 31, e, mh, si fa riferimento alla mh, diciamo, protesta che c'è stata in particolare delle regioni del sud per la sperequazione nella distribuzione dei fondi nel piano che eh, ha previsto il governo, ma sempre per capire che poi ci sono al di là delle questioni della cabina di regia sulla quale pare abbastanza evidente che ormai il governo abbia fatto un passo indietro, ma vedremo poi se questo sarà effettivamente così. Ma poi c'è un problema di merito, cioè questo piano che è tanto vago, ma comunque non è stato sufficientemente vago da non aprire anche nella sua vaghezza tutta una serie di riflessioni e di critiche e qui c'è eh, Luca Bianchi che la mette così la logica che sembra emergere dal piano del governo sia pur in assenza di elementi di dettaglio sembra invece derivare prevalentemente dalla disponibilità di progetti e dalla capacità di spesa delle amministrazioni responsabili delle varie missioni appare infatti difficilmente comprensibile soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi mesi il sottodimensionamento delle missioni sanità e distruzione con il rischio di far perdere l'opportunità unica di colmare il divario nei diritti di cittadinanza tra i territori vedete che il tema sanità è uno dei temi che Italia Via ha posto subito ed è un tema che è centrale in tutti i commenti. Come, mancante, eh, come appare mancante, aggiunge eh, Bianchi, eh, un'adeguata un considerazione del ruolo di grandi agglomerati urbani, in particolare di Roma Capitale. Le città sono infatti i luoghi in cui si concentrano le nuove disuguaglianze causate dalla pandemia, ma che allo stesso tempo rappresentano i luoghi ideali di sperimentazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile basato sulla transazione verde e digitale. Il dibattito aperto dalle regioni meridionali mette al centro l'esigenza di aprire una discussione nel paese che parta dalle diverse potenzialità e fabbisogni dei territori, regioni, città e interne per valorizzarne le interconnessioni superando. Gli steccati amministrativi. Il Paese si trova dunque di fronte all'occasione irripetibile di avviare la sua ricostruzione, coniugando crescita nazionale e coesione territoriale, con la possibilità di gestire la transizione al dopo, al dopo orientando i processi economici verso una maggiore sostenibilità intergenerazionale, ambientale e sociale. Conclude così eh, Bianchi. Solo da una visione d'insieme di questo tipo, centrata sulle due questioni dell'interdipendenza tra territori e della connotazione nazionale che ormai ha assunto la coesione territoriale del nostro Paese, potrà seguire un'effettiva valorizzazione del contributo alla ripartenza del potenziale presente nelle regioni del sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo, dove più forti sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e nell'offerta di servizi da colmare. Solo così la crescita nazionale potrà andare di pari passo con l'equità sociale e territoriale. Così, Uga Bianchi, eh, io penso che siano molto interessanti queste questioni. Di merito perché c'è la politica, ma poi c'è anche il merito. A proposito di merito, vi segnalo: a proposito della manovra, il sole 24 ore in prima pagina, titolo di apertura, pressing per le semplificazioni. Al 110%, rendere strutturali la cessione del credito e lo sconto in fattura, semplificare le procedure e allungare i tempi di vita del 110% sono queste le tre chiavi per sbloccare e far decollare il super bonus indicate dal governo, al governo, dalla Commissione di vigilanza dell'Anagrafe tributaria nella sua relazione. I benefici che la circolazione dei crediti può garantire, secondo la Commissione, vanno dagli effetti espansivi nell'economia alla possibilità per tutti i cittadini. A prescindere dal reddito di riqualificare gli immobili. E poi ancora eh, c'è un'altra notizia: per gli autonomi, eh, cassa integrazione fino a 800 euro, il fisco accelera sulla Digital Tax. Eh, queste sono le notizie che eh, diciamo riassumono, ma vedete poi ancora ci sarà tutto questo fine settimana. Eh, per affrontare il bilancio alla Camera dei Deputati ci saranno sicuramente speriamo anche notizie più certe anche perché il bilancio come sappiamo va approvato entro il 31 dicembre dai due rami del Parlamento eh, voglio segnalarvi sulla scuola due questioni un'intervista al coordinatore del CTS eh, Miozzo che dice le città più piccole non aspettino le grandi per riaprire le scuole e anche qui c'è una considerazione che ci siamo permessi di fare già in passato che è molto diverso il tema della scuola per le grandi città da quello dei piccoli comuni, dove eh, le cose sono molto più facili sotto un certo punto di vista, i trasporti e compagnia bella da organizzare, anche se poi lì ci sta tutto il problema di spostamenti magari da un comune all'altro, ma insomma sicuramente un piano sano per le scuole, se ci fosse attenzione sulle scuole, dovrebbe certamente, in questo caso secondo me, ha ragione Miozzo. Differenziare le grandi città dai piccoli comuni. A proposito di scuola, c'è il messaggero che non perde mai occasione. Una vigilia, eh, scusate, scuola in ritardo, i tavoli sui trasporti, i privati non ci hanno ancora convocato. Azzolina dice il 7 gennaio in aula, ma non c'è nessun coordinamento nazionale e alcune prefetture non si sono ancora attivate. Insomma, vedrete che anche su questo mi... rischia di essere sempre lo stesso film. Per quanto riguarda la sanità, voglio segnalarvi. Eh, Gino Strada sulla stampa è intervistato, ehm, vuole il ritorno alla sanità pubblica, eh, Gino Strada la lezione della pandemia, la sanità è pubblica, basta con le regioni, troppi tagli sconsiderati e soldi privati, il diritto alle cure mediche non è negoziabile, insomma Strada non so come si fosse posizionato sul referendum costituzionale del 2016 ma eh, sostanzialmente riprende una delle proposte che stava dentro quella riforma costituzionale. Eh, voglio segnalarvi anche il domani che in prima pagina dice il governo chiede aiuto agli specializzandi ma non vuole pagarli. Ed è eh, Davide Maria De Luca e Elisa di Giuseppe e Giovanna Faggionato che scrivono questo articolo in prima pagina per gli studenti delle scuole di medicina che saranno di supporto alle vaccinazioni sono previsti solo rimborsi spese e crediti formativi. Eh, questo è uno dei temi che solleva il domani. Da ultimo prendiamo il tempo perché a pagina 8 ci parla invece dei medici se non sbaglio eh, appunto, assunti. Assunti parentesi a tempo, chiusa parentesi, 3.000 medici. Eh, ultimi ritocchi alla legge di bilancio, i sanitari saranno impiegati per il piano delle vaccinazioni. Questo è quello che ci dice il tempo, abbandoniamo anche eh, questo tema e vediamo il, rapidamente il tema vaccini. Anche qui prendiamo... I principali giornali, vediamo il Corriere della Sera che se ne occupa, a pagina 9. Il vaccino è efficace. Ma quando ci libererà dall'incubo del virus e delle mascherine? Von der Leyen si è parte il 27 dicembre in tutta Europa. Ecco le tappe che ci attendono per sconfiggere il covid. E qui, se volete, c'è tutto ehm, quello che è il cronoprogramma, che poi bisogna vedere sempre se sarà rispettato. Più spazio al vaccino, dedica a Repubblica, nelle pagine 6 e 7. E con qualche incertezza in più, però forse. Vaccini via il 27 dicembre, ma il commissario teme per frigoriferi e personale. Arcuri, eccolo lì, gioca sempre in attacco, eh, in porta ci sta sempre eh, Galli o qualcun altro nella squadra dei eh, tecnici. Arcuri chiede certezza alle regioni su dotazioni e medici per la profilassi. Lema anticipa anche su Moderna, l'autorizzazione arriverà il 6 gennaio. Ehm, poi però c'è un'intervista, se volete, a pagina 7 di Piero Angela, io lo farò, è sicuro, dobbiamo fidarci degli scienziati. Ehm, arrivano i primi testimonial della vaccinazione, ma andiamo avanti perché c'è anche da segnalare la stampa, in questo caso eh, a pagina 5, eh, che dice la mia verità sul piano... Per, ah no, scusatemi, vaccino dei... Il 27 l'Europa accelera, ma è caos, forniture, AstraZeneca e Sanofi in ritardo, slitta il via libera, l'Unione Europea compra ulteriori 100 milioni di dosi negli Stati Uniti. E... E poi c'è Guido Forni che è un immunologo che dice che la sperimentazione Pfizer ha reazioni forti: nel 50% dei casi, mal di testa, febbre e brividi. Siamo abituati a vaccini che non danno nessun fastidio: i disturbi si risolvono in, 4, in 24 ore. Va bene, questo è eh, il, ehm, la stampa. E per ultimo il libero che, come sapete, picchia sempre su questo. Il titolo in prima pagina è Il mercato nero del vaccino. Prima somministrazione, virgolette, simbolica il 27 dicembre, poi iniziano i problemi, un, un frigorifero su tre non è pronto, manca personale, forniture incerte. E, insomma, questo è il quadro. E poi eh, in, in pag a pagina 2 Filippo Facci la puntura del sospetto, il vaccino ancora non c'è e già arriva al mercato nero. Il piano da rilassi parte il 27 matre, i bandi del personale, distribuzione dei problemi sono tanti e c'è chi come De Luca teme i soliti sistemi italici per superarli Vabbè, questo è il eh, Libero che non fa mai sconti in generale ma in particolare sul tema eh, del vaccino e, come ricorderete al di là del vaccino c'è un problema che riguarda il piano pandemico del nostro paese l'OMS, tutto il casino che c'è stato con Ranieri Guerra Beh, insomma, oggi Ranieri Guerra viene intervistato da Nicolò Carratelli sulla stampa, pagina 5, la mia verità sul piano per la pandemia, non ho mai insambiato lo studio dell'OMS, il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nega le pressioni, non avevo l'autorità per intervenire e dice prima di lasciare il Ministero della Salute nel 2017 ho visitato il ministro Lorenzin, aggiornate il piano e poi dice con Zambon nessuno scontro sul rapporto e non capisco perché, il perché di questa accusa. Intanto Zambon però è stato... Eh, interrogato dai magistrati di Bergamo nella giornata di ieri e vedrete che eh, qualcosa ulteriormente uscirà eh, se volete mh, per quanto riguarda diciamo, il resto del mondo o comunque il resto d'Europa ci sono due cose da segnalare una la segnaliamo sul Corriere della Sera e cioè ehm, ehm, se non sbaglio è a pagina 10 esattamente il discorso del re senza precedente, Svezia, quanti morti, abbiamo fallito. Il virus fa 10 volte più vittime che in Norvegia, hanno terribile il premier. Mi fido del mio governo. Insomma, il re, il sovrano svedese Gustavo eh, di Svezia eh, dal 1973 spara a palle incatenate, diciamo, dal punto di vista, diciamo, istituzionale nei confronti del premier svedese per i dati che ci sono in Svezia. Ma poi, se volete, c'è anche il tema che riguarda invece il Presidente della Repubblica francese, Macron, che con sintomi eh, si è beccato il Covid e Macron positivo al Covid, un caso, la sua ultima cena, il governo contagiato al vertice UE, accuse di leggerezza, a tavola con 12 persone. Insomma, vabbè, eh, questa è la situazione eh, di Macron. Eh, vi segnalo sulla Repubblica a proposito di Europa un sondaggio. Eh, fatto con, in Italia su eh, quali sono i nemici dell'Italia secondo voi? Italia più italiani più europeisti e paesi frugali sono i nuovi avversari? È un sondaggio che dice che la Cina, vis visita, eh, la Cina vista sempre come minaccia principale ma pur sempre alleata. E, Vedete che quali sono, qual è, vabbè, insomma, questo sondaggio dice che eh, il nostro, il, 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 il nostro diciamo, pericolo per gli italiani sono soprattutto eh, i Paesi Bassi con il 27%, l'Ungheria con il 17%. Eh, e, e invece quegli amici sono la Germania con il 50%, la, Fra, la Spagna con il 21%, la Francia con il 18%, va bene. Eh, meno male che eh, su questo stiamo un po' eh, rientrando. Eh, pescatori libici, va bene, qui diciamo, eh, il, il quadro è un quadro che vedrete avrà sviluppi nei prossimi giorni, adesso è un quadro molto diciamo, improntato al, all'immediato di quello che è successo, ma insomma. Se volete, pagina 12 del Corriere della Sera, liberi i pescatori sequestrati in Libia, Conte Di Maio incontra Naftar, e, e poi ci sta pagina 13, il racconto di eh, Onofrio Fabio, il diario della galera, i giorni più lunghi delle nostre vite, insomma, per fortuna sono tornati, e, e questo è un fatto eh, positivo, c'è anche Repubblica che dedica le pagine 14 e 15, e già avete visto qual è la posizione del vice direttore di Repubblica, come schiera Repubblica su quello che è accaduto, felicità, ma anche tanti interrogativi. Ed è eh, Vincenzo Nigro, a pagina 14: Liberi pescatori italiani. Conte da Haftar è polemica. I marittimi italiani sequestrati al largo della Libia tornano a casa. Dopo oltre tre mesi, il centrodestra attacca per la trasferta con Di Maio de dal despota di Bengasi. E poi. Anche qui ci stanno le testimonianze, salvo Palazzolo che scrive, sei personaggi e 100 giorni di paura, una telefonata e ci siamo abbracciati, anche la stampa eh, non può preoccuparsi di questo, lo fa nelle pagine 12 e 13. E, Blitz di Conte e di Maia Bengasi, Tornano in Italia i pescatori rapiti, a pagina 12 Fabio Albanese. E, e poi eh, il retroscena di Francesca Sforza, così l'intervento degli USA ha sbloccato la trattativa, ma Haftar ora conta di più e vedete che questo è uno dei temi che emerge. Se volete un taglio molto più eh, polemico, basta che andate sul giornale in prima pagina eh, sceneggiata libica, Conte Di Maio in passerella a Bengasi, ma il merito è dei nostri 007. Questo è il titolo del giornale che poi anche nelle pagine 2 e 3 picchia duro eh, su quello che è accaduto. Il tempo in prima pagina è liberati e di nuovo in prigione perché perché dice che lo stato italiano si inginocchia con così il gen haftar lascia partire i pescatori sequestrati da tre mesi oggi in italia quei poveretti saranno messi in quarantena privati del natale fra di loro pianti di gioia di madri e mogli a palazzo scoppia la polemica sulla passerella del premier questo è quello che ci dice il tempo ma invece voglio segnalarvi il foglio perché il foglio è in prima pagina eh, con ehm, Simone Canettieri, il volo di Conte in Libia per scacciare la crisi finisce in un pasticcio. Cartoline da Bengasi per Renzi nel giorno della verifica tra propaganda e gelo con l'AISE e i malumori del PD e soprattutto c'è eh, il tema di Casalino che diventa un caso perché il portavoce del eh, presidente del Consiglio non avendo niente di meglio da fare manda sostanzialmente eh, Condivide con alcuni giornalisti la sua geolocalizzazione in Libia, che dal punto di vista della sicurezza non è certamente una delle cose migliori, soprattutto il, il portavoce del Presidente del Consiglio. Se ogni tanto riposasse probabilmente farebbe bene a lui e anche al nostro Paese, oltre che al Governo. Ma comunque, decreto sicurezza, invece, c'è stato ieri eh, un assalto al Senato, così viene definito dai giornali. Vediamo. Il ah, no, scusatemi però, perdonatemi, torno indietro un attimo, vi segnalo che. Sul tema della, ehm, della, 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 della Libia, del viaggio in Libia, ci sono da segnalare due cose. Eh, un ehm, eh, editoriale in prima pagina di Viloslavo sul giornale per l'appunto, inchino di Stato ai sequestratori, e l'editoriale di prima pagina del domani di Stefano Feltri, i pescatori sono là, salvi, ma abbiamo perso la Libia. Insomma, eh, vedrete, vedrete, questo sarà un argomento di cui sicuramente si parlerà. Dicevo che ieri c'è stato eh, Maretta al Senato, pagina 17 del Corriere della Sera, decreto sicurezza, scrive Paola De Caro, insorge la Lega, è bagarre in Senato, oggi il voto di fiducia chiesto dal governo, ehm, ancora eh, sulla Repubblica si è più duri, se non sbaglio si parla addirittura di... Eh, assalto, pagina 19: l'assalto della Lega al decreto sicurezza con l'aiuto della Russia. Qui si dà una responsabilità al vicepresidente di turno del Senato. Al Senato, il ministro Dinca assediato e privato del microfono mentre chiede la fiducia. Il vicepresidente, senza mascherina, favorisce il blitz. Questo è il duro attacco di Repubblica. E voglio segnalare invece però la posizione di un giornale che diciamo, è, è all'opposizione, che è il Giornale, a pagina 12. Eh, Bagar sul, sul decreto legge sicurezza assembramento al senato il governo pone la fiducia e vieta la discussione in aula i leghisti assaltano i banchi dell'esecutivo ed è il caos e vedete che eh, il giornale scarica sui leghisti l'assalto perché evidentemente sono stati, probabilmente sono stati loro eh, se volete avere notizie su Alitalia potete andare sul messaggero eh, a pagina 21 perché dice che si parte come si parte? Eh, dice il messaggero ehm, all'Italia: ITA decolla con 56 eh, aerei utile operativo già al terzo anno. Eh, ancora eh, sul caso Regeni, vi segnalo la stampa eh, a pagina 14 che è quella che più ci torna, ehm, anzi che ci ritorna. Ehm, ed è Luigi Manconi che scrive scusate, ed è Marco Bresolin che scrive Regeni in bilico il voto contro l'Egitto e la strada delle sanzioni. È in salita. Oggi l'Europarlamento si esprime sulla condanna al Cairo. I popolari sono pronti a sfilarsi. Scusate, invece Manconi è presente sulla stampa, ma con un importante articolo su una persona che spesso è dimenticata. ma Invece, è un caso tuttora aperto sul quale è giusto che si chieda che il governo si muova, è ovviamente è un problema. Non solo di questo governo, <coughs> scusate. <coughs> Ma è tanto tempo che tutti i governi non sono riusciti a fare nulla su questo. E Chico Forti, un ergastolo ingiusto negli USA, è tempo che il governo italiano si impegni. Questo sulla stampa, è Manconi. È sempre sulla stampa, voglio segnalare che eh, i guai per le vicende del Ponte Morandi ci sono. Eh, reati aggiuntivi, ponte Morandi, accuse più gravi per gli indagati il reato è crollo doloso, i giudici, i report falsificati dagli ex vertici di autostrade eh, per l'Italia, questo è quello che si prospetta ovviamente stiamo parlando delle indagini, delle contestazioni che vengono fatte poi ci saranno i processi, vedremo che cosa accadrà così come va segnalato che a Laura Comi eh, ci, ci sono ulteriori contestazioni eh, eh, truffa all'Europarlamento, maxi sequestro per Laura Comi deve restituire 525 mila euro per ora rispondono in solito 5 suoi collaboratori questo ci dice il Corriere della Sera ma poi vediamo invece le questioni della giustizia perché con questo chiudiamo eh, perché sono tante e diciamo stanno un po' tutte insieme eh, perché dedinano un quadro che Sanzonetti poi sul riformista vede bene allora cominciamo con eh, Palamara perché il giornale a pagina eh, 17 eh, ci dice che c'è un, da, un Davigo con, con scarsa memoria, sembrerebbe, eh, eh, i vuoti di memoria di Davigo e si appella al segreto d'ufficio. Caso Palamare, il magistrato convocato da Cantone, che come sapete è il capo della Procura di, della Repubblica di Perugia, eh, convocato da Cantone nicchia sul prazzo con fava, minimizza, non ricordo. E dice aveva provato a evitare l'interrogatorio non presentandosi ai difensori di Luca Palamara, ma quando l'ha convocato Raffaele Cantore, procuratore Re minacciando di mandare i carabinieri a prenderlo, per Camillo Davico ha dovuto presentarsi e rispondere sotto giuramento sui rapporti con Palamara e gli altri protagonisti dell'affare che ha scosso la magistratura italiana fin dal fondamento il 19 ottobre, l'ex dottor Sottile del pool Mani Pulite un po' ha risposto, un po' si è adagiato nei non ricordo e quando è arrivata la domanda cruciale ha scelto di rifugiarsi dietro un non meglio precisato segreto d'ufficio. Quale sarà questo segreto d'ufficio? Qual è il fronte ancora aperto del caso Palamara di cui nessuno conosce ufficialmente l'esistenza? Insomma, Luca Pazzo si fa questa domanda alla quale sarà interessante vedere quale risposta arriverà. Eh, poi però ci sta da segnalare sul domani a pagina 6, a proposito sempre delle inchieste che si sta dedicando. Eh, con una grande passione al sistema Calabria, al sistema Catanzaro, politici, parenti e mafiosi. Ecco la rete dei giudici corrotti, una mazzetta di 5.000 euro per il magistrato che doveva decidere sul sequestro dei beni del suocero di Furgiuele, deputato della Lega, una società confiscata e ancora gestita da parenti dell'uomo di Salvini. E insomma, vedremo perché, pure su questo, diciamo. Eh, vabbè, sulla, sulla giustizia in Calabria ci sarebbe eh, tanto da dire. Vedremo perché dico questo. Perché cominciamo con le prime questioni. È il riformista in prima pagina che ci comunica. Ve lo ricordate? Il presidente del consiglio regionale della regione Calabria che è stato arrestato? Eh, messo ai domiciliari, eccetera. Eccetera. Insomma, il riformista in prima pagina ci dice scarcerato Tallini. Assolto Diana, sarebbe ora di fermare la banda dei PM. Perché? Perché si fa riferimento anche al caso del deputato di Forza Italia, ehm, Diana, e eh, anche qui il riformista a pagina 4 ci dice che eh, Diana ha prosciolto dopo 5 anni il Jeep accuse infondate inutilizzabili intercettazioni a strascico, priva di fondamento la notizia di reato, l'ex parlamentare e i cora antimafia travolto dal fanco mediatico era stato accusato di corruzione, gli stessi IPM avevano chiesto l'archiviazione. Così dopo cinque anni, come eh, se niente fosse, ma vorrei aggiungere a questo anche un'altra scarcerazione che c'è stata ieri, ce lo dice eh, il Corriere della Sera, ma ce lo dice anche Libero, che a questo si è dedicato in modo particolare, a pagina 11, eh, perché... Casu Becciu, collaboratrice arrestata per niente. Cecilia Morgana era finita a 17 giorni a San Vittore su mandato del PM del, del PM del Papa. Misura illegittima e per ora bocciata. La magistratura vaticana sbugiardata dalla Cassazione. Insomma, la Cassazione ha detto che non c'erano motivi e la, ha, diciamo, ha sospeso quella decisione senza rinvio, quindi senza possibilità di ritornarci. E ovviamente qualcuno mette in evidenza e questo potrà avere un peso anche sul, sulla richiesta di estradizione fatta dal Vaticano. Ma allora... Qual è la sintesi di tutto questo? L'editoriale eh, di eh, Sanzonetti, sulla prima pagina del Riformista, dice «Il mattinale di oggi fa registrare la scarcerazione di Domenico Tallini, ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Forza Italia, e il proscioglimento di Lorenzo Diana, ex parlamentare eh, PD». Eh, ah, scusate, era il PD, non ho detto di Forza Italia, mi sono sbagliato. «Tallini, al momento dell'arresto, fu liquidato da tutta la stampa come indranghetista conclamato». Anche da Salvini, se non ricordo male. Il resiame si è chiesto perché lo aveva arrestato e lo ha liberato. Lo aveva fatto arrestare Gratteri. E di che ti stupisci? Diana, invece, un vecchio combattente contro la camorra, fu accusato da, di vari delitti, tra i quali il concorso in associazione camorristica. Cinque anni per venirne fuori. Le indagini le hanno fatte i carabinieri Scafarto e Sessa. Gli stessi. Che fecero i pasticci con CONSIP. PM Catello Maresca, quello del quale si è parlato come possibile sindaco di Napoli. Politica e PM, il binomio inscindibile. Nei giorni scorsi avevamo avuto le assoluzioni di Lillo Mannina, ex ministra ex big della DC, dopo 29 anni dal primo arresto, e di Nunzia De Girolamo, per la quale il PM aveva chiesto 8 anni in prigione. È vero, la banda dei PM Allegri, quelli che ti mettono in gattabuia senza nemmeno sapere perché, è piccola. La maggioranza dei magistrati è seria e per bene, ma se nessuno la ferma, questa piccola banda farà a pezzi la nostra democrazia. Questo è quello che scrive eh, sul, eh, sul riformista Sansonetti. Va bene, c'è ancora. Eh, la vicenda del medico gay che il padre gli vorrà mandare qualcuno a spezzargli le, I, le mani. Ieri è stato intervistato il padre, oggi Correa Sera pagina 27 intervista il figlio. Poi si dà notizia su tutti i giornali che è morto Donato Bilancia, che è l'ergastolano che eh, aveva in Liguria mh, ucciso un sacco di persone dicendo, ma è morto di Covid a mh, credo meno di 70 anni eh, nel, eh, in carcere. Eh, poi ci sta la notizia del terremoto a Milano, in particolare vi segnalo due pagine su Corriere della Sera, pagine 22 e 23, mentre voglio segnalarvi per quanto riguarda l'ambiente due pagine della stampa. La pagina è 22 e 23, oggi stiamo andando un po' a lunghi, me ne scuso. Eh, plastica e imballaggi, il nostro shopping online sta soffocando il pianeta. Con il covid, boom di acquisti su Amazon, i 7 miliardi di pacchi del 2019 potrebbero raddoppiare lo studio di Greenpeace, anche il biodegradabile, non basta, ha bisogno di trattamenti. Eh, inquinanti e poi a pagina 23 ora l'Italia impara a differenziare, ma metà dei rifiuti non viene riciclata. Il rapporto dell'Ispra sul 2019-treviso, la città più virtuosa, il meridione, lo smaltimento resta, lo smaltimento resta problematico. Però anche il domani va segnalato perché a pagina 6, a proposito di ambiente, ehm, eh, scusate a pagina 4. Eh, gli stati canaglia del clima contro la decarbonizzazione Russia, Australia e Basile e altri paesi sono stati esclusi da Climate Action summit dell'ONU i loro impegni sull'ambiente non sono credibili il fronte degli inquinatori che non vuole tenere sotto controllo la temperatura questo sul domani ovviamente sui giornali ci sono gli 89 anni del Papa in particolare se ne occupa ovviamente Lavanti per quanto riguarda la politica estera eh, segnalo sulla Repubblica le eh, frasi di Putin a proposito di Navalny che sono eh, diciamo mh, veramente un programma, Putin sul Navalny se fossimo stati noi sarebbe morto. Nella conferenza stampa di fino a anno il leader del criminino ha teso la mano a Biden e lo ha dato il vaccino autoprodotto, insomma uno che dice una cosa del genere. E per quanto riguarda la Cina, la Cina è contenta perché se è andata bene l'esperimento della sonda... Eh, che ha ehm, fatto ritorno, pagina 21, Cina è in festa per la sonna rientrata, ora Xi sogna l'uomo sulla luna, successo della missione Chang che ha riportato a terra rocce del satellite, ci riferiamo a Marte. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo non domani, non dopodomani, ma lunedì prossimo, eh, come eh, tutta la prossima settimana, esclusi i giorni di Natale, che ovviamente non ci sono i giornali. Grazie a tutti e buona giornata.